Una giornata storica per la Fiorentina, la domenica della gara numero 2000 in Serie A. Malesani non cambia, dà fiducia agli uomini che hanno ottenuto 10 risultati utili consecutivi. Edmundo, quindi il più atteso, parte dalla panchina. Uno spareggio per l'Europa che Eriksen e la Lazio affrontano senza Fuser, acciaccato. Prove di mira per Batistuta, alta la sua punizione. Al sesto Oliveira ha spazio sulla destra, Morfeo, buon controllo, tiro fuori bersaglio. La Lazio si affida a Boxic, il suo uomo più in forma, conclusione che non impensierisce Toldo. I pericoli per Marchegiani arrivano soprattutto sui calci da fermo, Batistuta non si fa impressionare dalla distanza, ma il portiere laziale è bravissimo a deviare in aria. Dalla bandierina Nedved, a vuoto Toldo, Negro non trova la porta. 28esimo il vantaggio della Fiorentina, Lazio in 10, Favalli a bordo campo, corta la respinta di Marchegiani sul destro di Kois che realizza. La gioia di Kois, primo gol per lui in campionato, il gol numero 3000 nella storia della Fiorentina. Lo rivediamo nelle immagini preparate da Carla Provvede Ridolfi. Ma al Franchi la festa dura poco, 2 minuti appena, gravissimo errore di Padalino che lascia via libera a Boxic. E il croato non sbaglia. Boxic a segno per la 6ª partita consecutiva tra campionato e Coppa Italia. Insiste la Lazio, Almeida, gran tocco di Mancini per il destro al volo di Nedved, blocca Toldo. Finale di tempo con la Fiorentina in attacco, il rasoterra di Morfeo è sul fondo. Edmundo in panchina anche in avvio di ripresa, che si apre con l'episodio chiave dell'incontro. Scontro tra Schwarz e Jugovic, lo svedese insegue Jugovic, lo vedete in alto a sinistra e lo colpisce. Cesari fa terminare l'azione, poi si consulta con il suo collaboratore ed espelle il centrocampista viola. Fiorentina quindi costretta a giocare in 10 in pratica per tutta la ripresa. Eriksen allora sposta Jugovic sulla destra, sulla corsia lasciata libera da Schwarz, ma per mezz'ora abbondante i viola danno l'impressione di non accusare l'inferiorità numerica. La punizione di Batistuta di poco sopra la traversa. Al 16esimo ancora la Fiorentina in avanti. Serena, il cross, Kois tenta la girata di prima intenzione, non ha fortuna. È il momento migliore della Fiorentina, un minuto più tardi Rui Costa batte dalla lunga distanza, Marchegiani rischia la papera della domenica. Eriksen decide di provare a vincere la partita, fuori Almeida, dentro Rambaudi, ma al 25esimo la Fiorentina va vicinissima al raddoppio. Rui Costa vede Batistuta, lo serve, il sinistro dell'argentino, la palla è sulla traversa e a questo punto viene fuori la Lazio. Siamo al 32esimo, cross di Nedved, Mancini è solissimo a centro area, incespica però sul pallone, ci pensa Rambaudi a realizzare da 2 passi. Lazio in vantaggio, inutili le proteste di Toldo. La replica della Fiorentina affidata a Kois, alta la sua conclusione al 38esimo, il colpo della KO della Lazio che approfitta della superiorità numerica, questa azione lo dimostra. C'è sempre un bianco-azzurro in posizione di tiro, lo fa Nedved e Toldo è battuto per la 3ª volta. Giochi ormai chiusi, esordisce Edmundo, 11esimo brasiliano nella storia della Fiorentina. I brividi però ai tifosi laziali li fa venire Marchegiani, il suo tentativo di controllare con i piedi e guardate che pasticcio rischia di combinare. Finale con la Lazio in avanti, Rambaudi cerca il palo più lontano, il suo rasoterra è sul fondo e in pieno recupero Nedved impegna Toldo. Insomma, doveva essere la domenica di Edmundo, è stata invece la giornata della Lazio.